viva la razza! Amici sportivi di YouTube, ben ritrovati a un nuovo episodio dal vostro Goldberg di WWE Supercard. Che passione! Andiamo a vedere gli aggiornamenti tutti insieme. L'evento è appena finito, cioè in realtà è finito ieri sera. Come sembra l'hanno tolto, quindi dobbiamo passare allo screen, signori. Ma comunque, sempre bello da vedere. Eccoci qua, signori. Questo è l'evento che è finito ieri sera. Il nuovo team è spettacolare, fanno dei punteggi assurdi. Igor 50 frammenti, non so come ha fatto. Veramente sculato, ogni tanto mandava gli screen che aveva trovato due frammenti di fila. Veramente, e l'ha mandato più volte, quindi veramente uno sculo epico. Jordi 42, Thomas 38, poi io ho chiuso a 35 il mio primo evento nel nuovo team. Comunque 35, un risultato buono, ottimo, possiamo dire. Amici, tra le novità più rilevanti troviamo innanzitutto abbiamo fatto l'evento, ovviamente abbiamo preso VM e Ultimate. La Ultimate, non so se vi ricordate, tempo fa io l'ho sculata quella Ultimate. Ieri me l'hanno riproposta, quindi andiamo a vedere. Perché dovrei avere, andiamo qua a Ultimate, dovrei avere, se secondo i miei calcoli, se tutto è andato esatto, eccolo qua, Roman Reigns Ultimate allenato e mi sa non ancora matchato al 100%, e con quello di ieri Roman Reigns, il secondo Roman Reigns Ultimate, quindi si fa la pro. Roman Reigns veramente ottima come carta, non è, sì, mi sa che è anche una delle top, insieme a Seth Rollins e Samoa, potrebbe essere una dei top. Quindi, signori, tanta roba, perché io fino a ora avevo solamente Braun Strowman Ultimate Pro. Con questo qua si sale di un bel casino. Come non bastasse, io ho trovato anche questo Ultimate, è buono solamente per le fusioni, quindi ci sta tantissimo. Comunque un Ultimate. E voi potreste dire: che sfiga, hai trovato un reset. Amici, le sorprese non sono finite qua, perché ho fatto Matardi Pro, come avete visto prima, e in classifica, sì, siamo saliti a WrestleMania 33 come Freebie. Guardate qua, allora siamo saliti a WM 33 e ho preso la ricompensa carriera dei 6500 incontri la sera prima, quindi praticamente una sfiga allucinante. Ho preso la ricompensa di Ivas e Asuka Ultimate. Il giorno dopo sono salito a VM33, avrei potuto prendere una bellissima wrestler VM33 di Ivas. Invece mi sono dovuto accontentare della Ultimate. Che vi dovevo dire? Ah, abbiamo preso la Freebie. La Freebie cosa poteva essere, signori? Andiamo qua a nessuno. Se c'è. Allora, io di VM avevo lui, Nakamura, Shamrock, The Miz. E guardate qua, ho preso il secondo The Miz come Freebie. Quindi anche lui si farà pro. Solamente che ora lui mi sa che ha zero incontri, perché l'ho preso proprio ieri, ma non ho avuto il tempo di matcharlo, perché siccome non ancora l'allenavo non l'ho potuto mettere in team per fare gli incontri, quindi non l'ho potuto mettere e sta attualmente a zero. Però ragazzi, è tanta roba, io quando finirò questo King of the Ring metterò sia lui che Roman Reigns Ultimate. Non mi si alleneranno al massimo, cioè non mi si matcheranno al massimo, perché il King of the Ring come incontri è un po' discutibile la politica che usa lui per gli incontri. 4-1, siamo 16-6 in un King of the Ring Ultimate. Lo scorso abbiamo fatto i quarti di finale, ci ha dato la Elite, il terzo Eric Rowan, quindi Eric Rowan Elite come se piovessero. Questo qua stiamo andando abbastanza bene, più che altro perché ieri, siccome giocavo tantissimo, ieri ho fatto, mi pare, il mio record, ho fatto 155 incontri in un giorno, praticamente, perché per fare l'evento facevo classifica per liberarmi la board e poi evento per trovare i frammenti, facevo sto giochetto e ho fatto 155 incontri, quindi capite che le pescate erano elevate, quindi io ogni match venivo qua a rifullare tutta la squadra. E quindi siamo arrivati a 16-6, che è veramente un ottimo risultato, dovrei essere uno dei primi.
Dovrei essere minchia. 1, 2, 3, 4, 5. Sono quinto con 16-6, mamma mia. Va bene signori, speriamo di arrivare almeno in finale. Questo King of the Ring almeno ci dà un ultimate. Anche se non lo vinciamo non me ne importa niente. Ok signore, allora l'episodio finisce qua. Oggi episodio breve, solamente per farvi vedere le ultime novità. In Road to Glory siamo saliti a Ultimate più, e questo mi fa ben sperare per il prossimo evento. Nel Road to Glory dovrei arrivare a più 5, diciamo, senza shoppare, a prendere, io spero, almeno a fine VM33, però sono molto ottimista. E poi la special a colpi di più 1. Ce la dovrei fare. Perché comunque Ultimate più vuol dire che la Ultimate la prendiamo sicuramente a più 5. E poi la VM33 io spero almeno fine VM33, cioè nel senso gli ultimi 50 punti a più 1. Questo sarebbe un sogno, perché vorrebbe dire prendere la special quasi sicuramente. Nel Ring Domination andiamolo a vedere, ma dovrei essere VM barra piena. Sì, VM barra piena, andiamo a fare così, ok. Con The Miz Pro dovremmo salire a VM più. Quindi tanta roba anche qua per la special, vabbè la special qua si prende sempre. Quindi signori, cominceremo a fare le special pro a ogni evento. Almeno questo secondo me, ora devo vedere bene. Ok signori, iscrivetevi, commentate, condividete. Who is next? E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ladies and gentlemen, please welcome back.